Da quell'istante insieme a te, e ciò che provo è solamente amore. Con l'omaggio di Piero Mazzocchetti ad Ennio Morricone, grande genio della musica italiana appena scomparso, è stata presentata Singing in the Streets, la manifestazione ideata dall'assessorato al turismo e grandi eventi del Comune di Pescara in collaborazione con l'ente Manifestazioni Pescaresi, che prevede 12 concerti tutti gratuiti dal 10 di luglio al 29 di agosto tra Piazza Salotto e la Nave di Cascella nel cuore di Pescara. Abbiamo inoltre fatto questo progetto per accompagnare un progetto sperimentale che stiamo portando avanti, che sto portando avanti come assessore al commercio, cioè quello di aprire i venerdì e sabato fino a mezzanotte i locali nel centro commerciale naturale, ma anche in zone dove appunto sono particolarmente deputate allo shopping, perché a nostro giudizio questo comporta anche uno sviluppo non solo da un punto di vista commerciale ma anche turistico, perché è chiaro che il turista dopo una giornata al mare, dopo una buona cena nei ristoranti pescaresi, può anche andare presso i nostri bellissimi negozi qui a Pescara. La rassegna, che unisce diversi generi e stili musicali, ha un duplice obiettivo: da una parte dare un'opportunità concreta di lavoro ed espressione artistica ai musicisti del territorio, dall'altra offrire un aiuto alle imprese del commercio e del turismo. Questa somma di questi due fattori, cioè dare una piccola goccia magari, ma un aiuto concreto ai lavoratori del settore dello spettacolo dal vivo, e nello stesso tempo così riempire di suoni gioiosi l'estate le piazze della città, ci è sembrato un obiettivo per il quale valeva la pena muoversi e realizzare questa rassegna. È un messaggio di speranza, perché c'è bisogno di in qualche modo di proporsi, come dicevo prima, di avere coraggio. Ormai si sa che nella percezione della gente il Covid è scemato, non bisogna abbassare la guardia, ma bisogna anche comunque essere positivi nel far ripartire tutti i comparti, che sono quelli del commercio ma anche quelli dello spettacolo, perché ci sentiamo un po' messi da parte e ci sentiamo un po' emarginati in questo momento.